se vogliamo, del Matese, perché poi ci sono altre cappelline come quella di San Biagio a Piedimonte che sono interamente affrescate le pareti, no? Questa è la stessa cosa, solo che Piedimonte ha due ambienti, questa ne ha solamente uno, ma è molto 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 particolare, molto studiata, anche perché ci sono delle scene che riportano la vita della Madonna e quindi scene di vita del dal protovangelo di Giacomo, quindi capirete benissimo che l'artista già a primo occhio, diciamo così, che l'artista non solo sapeva dipingere, ma doveva conoscere anche le sacre scritture. Le sacre scritture che venivano utilizzate anticamente erano proprio quelle là che stavano nei protovangeli, maggiormente, perché erano molto più semplici da leggere, perché le scene che voi vedete dipinte in affresco nelle varie chiese non erano altro che il modo per poter cercare di far capire e di far leggere al popolo la propria fede religiosa, perché erano tutti ignoranti prima, no? Quindi si basavano su queste scene di vita per poter capire. Ora, questa cappellina, io vi abbrevio perché purtroppo quando si passeggia è così, questa cappellina è studiata un po' dappertutto. In Italia ci sono alcuni studiosi con i quali poi ho avuto contatti pure, tra parentesi, che hanno studiato chi una cosa, chi un'altra ancora, diverse cose. Voi vedete una piccola realtà, ma che è studiata in tutta Italia, ed è conosciuta col nome di, erroneamente, col nome di Sant'Antonio Abate. Su tutte le documentazioni troverete, anche sui blog, su internet, troverete Sant'Antonio Abate. Gli storici lo stesso trascrivono col nome di Sant'Antonio Abate. Ma non è così, perché poi da studi approfonditi per quanto riguarda il territorio si riesce poi a capire alla fine che si tratta di un'altra dedica, quindi non è quella di Sant'Antonio Abate. Ed è semplice, perché le chiese nella maggior parte dei casi riporta nella lunetta del portone d'ingresso un'immagine. Quella immagine rappresenta il nome o la dedica, se vogliamo, della chiesa di riferimento. Di conseguenza, adesso voi qua che cosa vedete? La Madonna. Perfetto. Quindi, se la chiesa fosse stata dedicata a Sant'Antonio Abate, dovremmo vedere le insegne a Sant'Antonio. E invece non è così. Quindi questo fa capire ancora un'altra cosa. All'interno, quella che vedrete, sono interamente affrescate, torno torno, le tre pareti, le scene di vita della Madonna. L'unica scena di vita dedicata a Sant'Antonio Abate è questa del retroportale d'ingresso, questa che vedrete da questa parte qui. Perché c'è una motivazione per queste scene. Probabilmente la chiesa non si capisce bene l'epoca a cui risalga, quindi non si capisce neanche bene il periodo in cui sono stati fatti gli affreschi, né l'artista che li abbia eseguiti. Però dalle varie vicende storiche si riesce a capire che è probabile che possa risalire alla fine del 1300 e nello specifico dopo gli eventi della peste bubonica famosa del 1349 o giù di lì. È quella l'epoca in cui, e per cui essendo Sant'Antuono un santo, Sant'Antonio Abate, noi lo chiamiamo in dialetto Sant'Antuono, un santo taumaturgico, è messo a difesa come San Rocco contro la peste, ecco perché troverete le immagini sul retroportale, quasi come se la chiesa fosse stata messa, le immagini fossero state messe per difendere la chiesa da questo male che opprimeva il paese poi. E c'è una certa mescolanza di cose che l'artista riesce a fare, perché proprio nel retroportale soprattutto è dipinto in affresco un borgo, e quel borgo, da studi che io poi feci, però non mi piace fare però è proprio l'immagine del castello. E adesso io ve lo dico così, quando entrate dentro riuscite a capire molto meglio. La prospettiva era quella lì, di vedere il castello da sotto il portale e dipingerlo così com'è sopra, pari pari, senza il castello, il maschio, perché su al posto del maschio dipinse le insegne dei baroni dell'epoca, che erano i Marzano. Marzano di sono stati qui, esatto,
dal 1298 al 1456, quindi un range di tempo. Io sono di Sessa. Esatto, molto largo. Sono quelli che hanno detenuto insieme ai Grimaldi in Genova il paese molto più a lungo. Quindi lascia capire molto questa data qui. E lascia intendere che per forza di cose, siccome i Marzano alla fine del 1300 entrarono in conflitto con Ladislao e riuscirono a riappacificarsi tramite varie vicende, tramite le intercessioni di papi, rei, vescovi, eccetera, eccetera, riuscirono a fare questa benedetta pace. In cambio Ladislao dà a questi Marzano una certa somma di denaro per poterli spendere in chiese, monasteri, ed è questo l'unico motivo che troviamo durante la dinastia dei Marzano che ci fa capire qual è il periodo in cui la chiesa sia potuta essere affrescata, però, perché già nella supposizione della costruzione del fabbricato non lo sappiamo se coincidono, se è lo stesso periodo o meno, però dopo di questa data entrano in conflitto di nuovo con il re e poi per i Marzano sarà uno sfacelo completo. Fino alla Spagna. Cioè sarà una e non ed è, quindi sarà con Ferrante, ma fine sì, entreranno in conflitto talmente tanto che come con il non avranno capitano. Più modo di poter dedicarsi a certe cose. Quella è una bella storia. Sì, Marino Marzano addirittura viene incarcerato con le sorelle, ma è tutta una serie di cose che non raccontiamo per motivi, diciamo che rientra nella rivolta dei baroni, no? Però ripercorrendo tutta la storia, e questa è solo una tappa perché poi c'è di mezzo il vescovo, ci sono tante altre cose che io scrivo nelle mie cose, per cui poi quando sarà capirete e leggerete com'è che è andata a finire, poi quali sono i parametri, quante cose ci sono che fanno capire che questo è il periodo e non quello che nel 1416 dice il Filangieri, sbagliando. Perché Filangieri praticamente l'errore che fa è di dare lui, descrivere lui il nome di Sant'Antonio Abate in quanto cappella, in quanto cappellania e non chiesa, sono due cose diverse. La chiesa è quella che vedete, è dedicata a Santa Maria della Valle. Anche se in quella icona c'è ancora un'altra immagine, ancora un'altra dedica che poi non riveleremo, ma più in là si capirà. Però per adesso soffermiamoci su questo Santa Maria della Valle. All'interno, come tutte le chiese, voi troverete che questa chiesa, che è costruita alla fine del 1500 come palazzo baronale, all'interno troverete tutti altari. Quegli altari là sono tutte cappelle che hanno nomi diversi. Alla fine, al 1600, quando questa cappella smette di esistere perché hanno costruito la chiesa di sopra, questa basilicale, dal 1500 in poi diventa arcipretura nel 1600, questa qui. Quindi smette di esistere la funzione religiosa in questa chiesa qui come arcipretura, come parrocchia, non come arcipretura, viene erroneamente esatto, esattamente, quindi viene trasmessa poi ai nipoti del prete che ci stava allora, si fa una causa, i Ricciardi riescono a vincere questa causa, si appropriano di questa cappella, da allora fino a quando il Filangieri viene qua, trova che i parenti la chiamano Sant'Antonio Abate col nome della loro cappella, il diritto di inumare i morti dentro la fovea, il sacello sotto, no? Ed erroneamente questo passa avanti nel tempo, fino a che oggi la ritroviamo che si chiama Cappella di Sant'Antonio. Ma non è così, anche perché Filangieri qua non c'è mai venuto, perché Filangieri... Ma di chi Filangieri parli? Di Riccardo di Candida Gonzaga. E per dirti poi... L'ha visitata solamente per fotografie. Lui lo dice nel suo libro chiaramente e dice di chi sono quelle foto. Per cui da errore nasce errore, continua e perpetua l'errore nel tempo, per cui Francesco Abate continua a chiamarla così. Gli storici oggi continuano. Un falso storico, quindi.
Io sto da tempo cercando di far capire che un altro no. Però adesso andiamo dentro, vi faccio vedere.